Buonasera a tutti e intanto ringrazio sia Don Giampaolo perché ha organizzato questo incontro e tutta l'ANSPI e ringrazio il sindaco che così lui mi vuole troppo bene, quindi parla in un certo modo, ma lo ringrazio davvero di cuore. Stavo pensando alcune cose. Primo, l'indifferenza è la cosa peggiore che possa esistere nella vita, perché io posso comportarmi in un certo modo, posso sbagliare, ma l'indifferenza è far finta di non vedere, di non sentire, di non sapere. L'indifferenza è mettere da parte, rimuovere alcune situazioni o alcune persone. L'indifferenza è una chiusura dentro un mondo personale dove non c'è possibilità di confronto, non c'è possibilità di relazione ed è esattamente il contrario di quella che è la comunione e della fraternità e di quello che il Vangelo ci insegna. L'indifferenza sfocia in atteggiamenti che sono i cosiddetti distinguo, no? Di cui parlo spesso anche, dove ci possono essere categorie di persone che vengono incamerate in un certo modo. Nel frattempo è arrivato il direttore della pastorale giovanile regionale, Don Carmine. Buonasera a tutti. Non sei tu, scusami. È partito da Potenza, è andato a Bari, da Bari è arrivato a Matera, quindi che volete più? E poi non saprei. Carmine. Mauro Vignani. Si deve mettere là. Allora è il referente nazionale dell'ANSPI, giusto? Per il consulente. Il consulente. Per la formazione. Per la formazione e l'animazione. Salve. Avevo immaginato. E quindi capite che il distinguo è qualcosa di terribile, di terrificante, perché significa, così come abbiamo avuto modo di riflettere in occasione della giornata della memoria, significa che a volte si vogliono anche negare le cose più evidenti che nella storia ci sono state. E in nome di questa indifferenza ci si schiera a volte anche per presa di partito, così come si suol dire, una posizione particolare in base anche al colore, dove non c'è, ecco, differenza tra, voglio dire, Auschwitz, Birkenau e le Foibe. Indipendentemente se uno è stato fatto da un regime o dall'altro, perché ogni regime è contro l'uomo e ogni regime, quando agisce e opera facendo questi tipi di distinguo, chiaramente non aiuta alla crescita e al bene comune. Qui non si dà. Allora, questi rigurgiti anche che stanno avvenendo e che sono molto pericolosi non sono solo ed esclusivamente segno di alcuni fantomatici o di alcuni che vogliono dire qualcosa così ragazzate, come a volte si potrebbe dire, ma sono effettivamente segni di un malessere che c'è nel cuore dell'uomo. Ed è qui che volevo arrivare soprattutto, perché se non ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di essere curati, tutti quanti, e per curarci abbiamo bisogno che ci venga fatta una diagnosi. La diagnosi non mi può essere fatta se io non collaboro e se non ci metto del mio. Faccio un esempio: in questi giorni in cui
Si sta parlando, e quindi la paura chiaramente del coronavirus, eccetera. Io in questo tempo sono stato in contatto con la Cina, in modo particolare con due ragazze che adesso sono arrivate in Italia, no? L'ultima delle quali, oggi mi sono fatto una lunga chiacchierata, sono in quarantena tutte e due, ma in quarantena non perché hanno preso il coronavirus, ma perché è la prassi, devono stare isolate in delle case, in delle strutture, eccetera. E una delle cose che mi veniva detta da ambedue, pur essendo in due zone completamente diverse, provenienti da due regioni completamente diverse, una la Calabria e l'altra la Basilicata, una la città di Crotone e l'altra la città di Matera, quindi giusto per essere, e, però la cosa che loro mi dicevano era soprattutto, che mi dicono, continuano a dirmi, è come la gente, e quindi mi parlavano chiaramente dei cattolici, per quanto pochi possano essere in Cina, hanno trovato in questa situazione una presa di coscienza enorme di ritrovarsi e di fare gruppo, comunione, sapendo che, sostenuti dalla preghiera, possono realmente affrontare un qualcosa che, per quelle che sono le notizie che arrivano a noi, e non è tutto quello che ci arriva, chiaramente, che fa ben sperare per il futuro. Ma diciamoci anche le cose come stanno, perché l'indifferenza, mentre quello che sta succedendo in Cina e a livello mondiale ci viene ormai detto tutti i giorni, ma per quale motivo? Perché ci sono degli interessi, e gli interessi economici sono grossi, e la Cina non è un paese come la, che so io, non mi viene in mente in questo momento il Congo, il Congo è una nazione ricchissima ma molto sfruttata, però pensate, l'Ebola non è stata mai sconfitta ancora, e non sono 1500 i morti, e non sono 65.000 i contagiati, ma chi è che ce lo dice? Non so se riesco. C'è un'indifferenza verso una umanità dove le sofferenze sono realmente tante, ma è come quando, per esempio, in televisione ogni tanto noi abbiamo bisogno di una notizia importante, che so io, quando c'è stato un periodo in cui finiva la storia di Alfredino negli anni 80, no? Dove tutti i giorni Alfredino, poi siamo andati a finire come si chiamava la storia? A Cogne, poi siamo andati a finire in Puglia, cioè dire, finiva una storia e ce ne preparavano un'altra. Ma di quelle situazioni ogni giorno in Italia ce ne sono tante, ma noi abbiamo bisogno ogni tanto di un qualcosa che ci viene detto. Allora qui dobbiamo stare attenti, perché io sono in un territorio e il territorio nel quale io sto è casa mia. Ora, se io abito in casa mia e casa mia la tengo bella, pulita, ordinata, e ci tengo, non è possibile che, uscendo fuori da casa mia, quella non è più casa mia e io faccio tutto quello che voglio e tratto quello che è comune a tutti come se non mi appartenesse. Questo è il punto essenziale. Questo è il punto. Qui la nostra terra, e ve lo dice uno, come voi ben sapete, che questa terra la ama tantissimo, nonostante che è l'ultimo arrivato, perché io sono da 4 anni qua. Ma quando io, aggiornandomi, cercando di capire, dicevo, il problema della Basilicata non è solo Pisticci, ma il problema è tutta la Val Basento.
e Valdagri e Tempra Rossa, eccetera, no? Qui ci sono tanti problemi, e mi conferma il sindaco quando mi dice che la maggior parte dei malati di tumore, di morte, si trovano qui concentrati, soprattutto a Ferrandina. Dicevo prima, venendo qui, ho letto proprio, mi è apparsa, sapete che quando aprite su internet c'è la schermata, in primo piano c'era Liguria, Genova, nel 2019, pensate, nel 2019 accertati nuovi 10.000 casi di tumore, stiamo parlando, il che significa che è un intero territorio, è un intero pianeta che sta soffrendo e soffre, dove dobbiamo uscire anche da quelle forme di campanilismo dove pensiamo che il problema più grosso sia solo ed esclusivamente il nostro. Quando io ero parroco mi interrogavo e dicevo anche alle istituzioni che mi contestavano alcune cose che dicevo, dico vabbè, voi mi dite questo che non è vero, io voglio sapere se è normale che il 60% dei funerali che io faccio sono tutti morti per tumore. È normale? No. E allora mi dovete dare una spiegazione, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. E io ogni tanto vorrei, no, dicevo in questo linguaggio macabro, che vorrei fare anche un funerale di morte naturale. Vorrei. Allora, capite che qui ci sono delle responsabilità che le abbiamo tutti. E non possiamo solo ed esclusivamente delegare. Non possiamo semplicemente dire alla politica o dire alla Chiesa o dire ai sindacati. Chi abita questa terra, e proprio perché l'abitiamo noi, deve in prima persona impegnarsi. A certe cose ci si educa anche, perché se lui parla e dice che c'è la differenziata che è stata portata al 15%, in una cittadina come Ferrandina è troppo poco, è niente. Perché se io dico il mio paese di origine, che è 18.000 abitanti, va bene, nel giro di pochissimi anni siamo arrivati al 65%, allora è possibile che una cosa del genere si realizzi, dove la gente viene educata, noi ci educhiamo, ma ci educhiamo, e io faccio un esempio, lo dico soprattutto a quelle che sono più giovani, ci educhiamo anche a quel senso di rispetto che anche la semplice cicca della sigaretta o la carta della caramella non la butto per te. Non la butto sulla spiaggia, non la butto, ma voglio, mi capite cosa? Cioè qui è un problema davvero, vabbè, ma una cicca di sigaretta, ma voi lo sapete ogni giorno quante cicche di sigarette vengono buttate, ma voi lo sapete che cosa contiene? Raccontavo, sono troppo lungo forse, raccontavo prima che noi non abbiamo minimamente l'idea di tutto quello che noi usiamo, di come è fatto. A me è capitato una volta di fare una triste esperienza. Io avevo realizzato una casa che è rimasta lì alla parrocchia, dove sono nella presila di 47 posti letto per fare i ritiri dei giovani, degli adulti, campi scuola, eccetera. E ogni tanto dovevo cambiare anche così i materassi, i cuscini. E un giorno tutte queste cuscine, dico, ma dov'è che le butto? Ma dico, tanto li brucio, che fosse la cosa migliore, non l'avessi mai fatto. Ma voi sapete che significa da quei cuscini cosa è uscito? Nero. Cominciato a scorrere il petrolio. Man mano che bruciava scorreva il petrolio. Ho scoperto dopo che quei cuscini sono fatti con elementi derivati dal petrolio. E per dire, cosa respiriamo, cosa mangiamo,
cosa beviamo, dove attingiamo le cose. Una cosa che vi dico in anteprima, è una cosa che è arrivata a noi vescovi, quindi io la dico subito a voi, siete i primi a saperla, penso in Italia, a parte il vescovo. Tanto mi è arrivato avanti ieri. E che lo sapevamo, ma nella prossima settimana sociale dei cattolici italiani che si svolgerà nel 2021 a Taranto, no? Il tema che sarà preso in considerazione, questi sono i lineamenti, il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso. E ci saranno alcuni incontri importanti che già vi posso dire del 2020, dove ad Assisi saranno coinvolti i giovani, e questo vi posso dire, sono contento e felice perché alcuni giovani della nostra diocesi sono entrati in questo, cioè dire, svilupperanno i contenuti dell'Economy of Francesco, ponendoli in rapporto alla situazione italiana. Ci sarà, mi pare, un ragazzo proprio di qua, mi pare, di Pisticci, un altro è di Matera. Due di Matera. Ce ne sono tre, mi pare, sì. Abbiamo tre ragazzi, tre nostri giovani che partecipano a questo progetto, che sono stati scelti della nostra diocesi. Alla Lamezia Terme, nel settembre 2020, saranno coinvolte le chiese del sud, ponendo l'attenzione ai drammi aperti nel territorio e alle prospettive per contribuire alla loro soluzione. E a Verona, nel mese di novembre, all'interno del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, saranno coinvolte particolarmente le chiese del nord, approfondendo il tema del rapporto tra aziende, economia e cura della casa comune. Nel frattempo voi avete visto che noi abbiamo quasi concluso il sinodo celebrativo, ma il sinodo continua, dove nelle conclusioni io ho detto, riprendendo, perché siamo arrivati alle stesse conclusioni con quello che ha detto il sinodo dell'Amazzonia e quello che ha detto il sinodo dei giovani, che necessitano tre conversioni, no? C'è una conversione pastorale che deve avvenire, c'è una conversione culturale che deve avvenire e c'è una conversione ecologica. Conversione ecologica significa che ci dobbiamo convertire a questa ecologia integrale nuova. Questo discorso io, in qualità, qualcuno pensa che mi faccio pubblicità, in qualità di presidente italiano dei congressi eucaristici delegato dalla CEI e che quindi sarà celebrato proprio a Matera, io ho insistito che venisse celebrato a Matera nel 2021 il congresso eucaristico nazionale, sarà un grandissimo evento. Il tema che io ho scelto è esattamente per il congresso eucaristico su questa linea, per cui riprendiamo esattamente questi temi. Cioè, l'eucaristia che c'entra? Diamine se c'entra. L'eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa e non c'è eucaristia senza conversione pastorale, senza conversione culturale e senza conversione ecologica. Non c'è, non è possibile. Allora, queste cose ve l'ho voluto dire perché noi possiamo realmente fare molto di più di quanto abbiamo fatto fino adesso. Ci dobbiamo incoraggiare, ci dobbiamo credere. Stiamo lavorando anche a livello regionale e vi posso assicurare che ho creato e abbiamo creato all'interno della regione ormai un comitato dove ci incontriamo quasi puntualmente tutti i mesi, una volta in una zona, una volta il prossimo incontro sarà a Potenza, dove stiamo ragionando e stiamo vedendo come effettivamente, non alla luce di ho sentito dire, ma di dati obiettivi, concreti, scientificamente provati,
come possiamo noi creare un vero e proprio osservatorio che ci permette di dire la nostra e ci permette di aiutare, perché quello che è importante, sapete qual è? Non è quello di accusarci tra di noi, ma quello di ritrovarci per lavorare insieme. E se lavoriamo insieme tutti quanti, istituzioni civili, militari, della Chiesa, eccetera, mettiamo insieme le nostre forze, convergiamo verso un unico punto, che è il bene comune, è il bene della nostra terra, e il bene della nostra terra significa il bene della nostra gente.